A distanza abbiamo con noi Simone Cicero. Buonasera, benvenuto, CEO Border Relax and Creator of Platform Design Toolkit. Parlerà da remoto appunto di nuovi modelli organizzativi, attenzione, abilitati dalla tecnologia. Non nego di avere chiesto anche un aiuto qui, perché sono temi molto tecnici, però molto interessanti, che hanno un'utilità, perché si parla di strategie, proliferazione di aree di business. Quindi partirei proprio da qui, da un'introduzione su quello che fate e come potete essere utili. Un attimo solo, chiediamo un attimo, perché non sentiamo l'audio, quindi facciamo un attimo una prova dalla regia, così se prova di nuovo a parlare, proviamo a vedere. 3. Ecco, proviamo a ripartire. Adesso mi sentite? Bene, adesso ci siamo, benvenuto. Sì, allora, diciamo, noi di che cosa ci occupiamo? A Boundaryless sostanzialmente noi abbiamo creato ormai 7 anni fa una metodologia di progettazione che aiuta un po' non solo le aziende, ma direi, diciamo, i designer o gli start-upper o comunque anche le grandi istituzioni. Abbiamo avuto modo di lavorare anche con le Nazioni Unite, per esempio, a creare quelle che noi chiamiamo strategie e piattaforma. Quindi ci siamo occupati in primis di innovazione dei modelli di business in linea con i cambiamenti che hanno appunto cambiato un po' il modo di fare business nell'ultimo ventennio, diciamo, a partire dalla nascita, no, dei giganti del web come Airbnb o Uber, no, che ormai tutti conoscono. E poi, diciamo, questa metodologia è stata usata da circa un centinaio di migliaia, 100.000 persone in tutto il mondo. Abbiamo formato tantissime persone in tutto il mondo su questo metodo, che è completamente aperto e si chiama appunto Platform Design Toolkit, come dicevi tu. E poi recentemente l'abbiamo anche, diciamo, complementato con del lavoro che abbiamo fatto per aiutare le aziende ad allineare il loro modello organizzativo a queste nuove opportunità che, diciamo, emergono sempre di più nel mercato e sfide. E lo abbiamo fatto in particolare prendendo ispirazione da alcune collaborazioni con aziende pioniere un po' in tutto il mondo, ma in particolare con un'azienda cinese che si chiama Hire, che forse molti dei partecipanti o auspicabilmente qualcuno conoscerà, perché è un'azienda, diciamo, che vabbè, produce innanzitutto dei white goods, no? Quindi delle lavatrici, frigoriferi, climatizzatori, non solo, ma in generale tecnologia di questo tipo. Ed è, diciamo, in Italia per esempio è proprietaria del marchio Candy, ma anche di General Electric Appliances. È uno dei più grandi marchi di white goods del mondo, c'ha circa 80.000 dipendenti ed è famosa al mondo per aver strutturato il suo modello di organizzazione su una sorta di rete di piccole unità che loro chiamano microimprese, che sono dei team più o meno grandi, a volte sono più grandi, a volte più piccoli, che sono 4.000 circa e che gestiscono il loro profit and loss in maniera indipendente. Quindi potete immaginarla un po' come un'azienda, come uno stormo di uccelli, no? Diciamo, quindi una sorta di azienda complessa fatta di tante piccole unità che si coordinano fra loro con tecnologie e modelli e processi molto avanzati, e questo ne ha fatto, insomma, un'azienda leader nel mondo. E noi abbiamo cercato un po' di aiutarli a raccontare e a rendere questo modello organizzativo adottabile da chiunque, in particolare seguendo lo stesso processo che abbiamo seguito con il lavoro che abbiamo fatto sul platform design per i modelli di business, quindi con dei framework open source in Creative Commons che tutti possono utilizzare. Quando parlo di frameworks, giusto per chiarezza, si parla di framework di progettazione, quindi non parlo di software, ma parlo proprio di o almeno per ora, ma parlo proprio di, diciamo, di linee guida, canvas, che possono servire a aiutare i team a immaginare il lavoro, immaginare i prodotti e così via. Questo era giusto per inquadrare appunto quella che può essere la vostra attività, però possiamo dire che la vostra è una storia piuttosto lunga nonostante la giovane età, quindi chiedo come nasce e come anche si è evoluta. Ma come ti dicevo, diciamo, nasce un po' dal mio personale prima interesse nel seguire un po' questi cambiamenti radicali che negli anni, ormai inizia anni 2000,
hanno prima caratterizzato sostanzialmente il successo, per esempio, dell'open source software, e poi hanno fornito a giganti quali, non so, faccio un esempio, come Google, la possibilità di creare, per esempio, l'ecosistema intorno ad Android, quindi diciamo usare piattaforme aperte che favorissero la collaborazione di tanti parti, no? Per esempio Google entrò nel mercato della telefonia proprio creando un ecosistema aperto in cui molti produttori orientali, che erano marginali al tempo, tutti quanti, diciamo, sicuramente rispetto a Nokia, no? Che era famosa ai tempi come numero uno, le ha permesso appunto di cambiare completamente le regole del gioco nelle telecomunicazioni, e questi modelli poi sono stati adottati da tantissime aziende, e in più negli anni 2000 aziende quali Airbnb o Uber hanno dimostrato che questo modello partecipativo di creazione di modelli di business partecipativi potesse essere portato anche in ambiti più consumer, no? Quindi diciamo il travel piuttosto che la mobilità. E quindi noi abbiamo seguito queste storie, le abbiamo raccontate, le abbiamo rese accessibili ai nostri adopters, diciamo, e abbiamo avuto modo di aiutarne tantissimi. Abbiamo lavorato con aziende che vanno dai giganti del retail, quali Decathlon o Adeo, per esempio, fino a aziende tecnologiche come Thales o appunto Haier, Farfetch o tante altre. E, diciamo, se guardo un po' il lavoro che abbiamo fatto, è stato quasi sempre un lavoro di racconto appunto dei grandi trends che hanno rivoluzionato i modelli di business prima e oggi rivoluzionano radicalmente i modelli organizzativi, sempre come conseguenza di cambiamenti tecnologici come il mobile, per esempio. E oggi, per esempio, un altro grande cambiamento tecnologico che ci approntiamo a descrivere e a integrare nei nostri modelli è quello della blockchain, per esempio, no? E quindi di tutto quello che oggi rende possibile nell'integrare modelli finanziari e economici ai processi design più classici, no? Di innovazione, modello di business o di esperienze. E quindi abbiamo sempre fatto un po' i telecronisti, ma l'abbiamo fatto cercando di estrarre pattern e di estrarre appunto frameworks che fossero genericamente applicabili. Siamo arrivati a produrre quella che io chiamo un po' una pratica di design, il platform design appunto, che oggi è qualcosa che noi possiamo applicare a tutto, lo possiamo applicare allo sviluppo del business aziendale, ma anche allo sviluppo dei territori, anche allo sviluppo delle persone, dei sistemi sociali. Quindi questo ci ha portato poi a lavorare appunto con tanti player, e oggi ci porta a guardare al futuro e a cercare di raccontare nuovi fenomeni emergenti che oggi non mancano, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista socio-economico. Per esempio, se facciamo riferimento agli impatti che la crisi ecologica potrà avere su le nostre catene del valore o supply chains, oppure impatti che anche le tensioni geopolitiche dimostrano avere già oggi sui sistemi, e quindi per esempio si prevede una forte riregionalizzazione dei nostri mercati, dei nostri modelli di business, e questo è qualcosa che speriamo di poter raccontare, e speriamo soprattutto di poter aiutare grandi aziende, piccole aziende, nuove istituzioni a creare appunto queste strategie che alla fine saranno il cambiamento che tutti quanti si aspettano. Questo cambiamento non avverrà più, o forse non è mai avvenuto in maniera verticistica, ma avverrà soltanto se le aziende, e non solo loro ma anche costituenti nuovi quali le comunità o le città, per esempio, si attiveranno nel produrre soluzioni nuove, istituzioni nuove, modelli di business nuovi, catene del valore completamente nuove. E questo è il nostro lavoro, aiutarli a fare questo, democratizzando un po' questo spazio che è sempre stato visto un po' da esperti, ma che noi vogliamo appunto rendere accessibile a tutti. E questa è la missione, per esempio, della nostra azienda, quello di rendere il futuro dell'organizzazione accessibile a chiunque. Accessibile a chiunque, come abbiamo detto anche con lo speaker precedente, quindi anche secondo voi non è necessario essere la Barilla, per citare lo speaker precedente, per spingersi verso nuovi modelli organizzativi? Quanto conta oggi quindi essere grandi, così grandi, rispetto invece a quelle che sono le nuove modalità di approccio, complice anche la pandemia?
Ma sai, ci sono, devo dire, è un po' una doppia faccia della medaglia la dimensione. Devo dire, presumibilmente oggi io non la vedo tanto come un vantaggio quanto come quasi una, come direbbero gli inglesi, come una liability, cioè come una potenziale problematicità la dimensione. Mi spiego meglio, qual è il problema? Oggi, diciamo, i cambiamenti tecnologici e la pervasività della tecnologia, la capacità di creare valore, diciamo, come posso dire, al confine, no? Degli ecosistemi, quindi diciamo non nel centro, come posso dire, no? Quindi la possibilità che i piccoli creino valore, i piccoli team, il singolo individuo, le piccole comunità, è molto più ampia rispetto al passato, no? Perché le tecnologie sono accessibili, sono diciamo disponibili ovunque, sono pervasive, no? E quindi quello che stiamo vivendo oggi è quello che qualcuno chiama l'unbundling del Fordist bundle, cioè l'unbundling, la disintegrazione dell'idea di azienda fordista che forniva, diciamo, tutte le capacità dal marketing ai benefits, all'HR, piuttosto che alla formazione, piuttosto che al product innovations, tutte in un certo punto, tutte quante chiuse dentro a una grande organizzazione. Ecco, questo non succede più oggi. Le tecnologie e i servizi hanno spacchettato l'azienda, l'hanno resa as a service, l'hanno messa sul cloud, e quindi oggi che significa? Che i piccoli team possono avere impatti enormi. Oggi puoi creare un'organizzazione che con 50 dipendenti magari ha un giro d'affari di miliardi di dollari, no? E ovviamente, diciamo, ci sono dei caveat perché diciamo, non tutta l'economia si presta a queste dinamiche, c'è molta dell'economia, soprattutto quella tangibile, che è legata a settori quali l'energia, il cibo, piuttosto che l'educazione, piuttosto che il welfare, che hanno magari impatti sul territorio maggiori rispetto al puro digitale, e chiaramente è meno soggetta a questi temi qua, no? Ci sono, se pensiamo alle banche, per motivi diciamo anche regolamentari. Tuttavia, questo non deve fornire alle aziende, come dire, una sorta di, non so come dire, ma una sorta di cuscinetto, no? Di zona di conforto, e farle pensare che no, loro non sono, non sono, a loro non riguarda questo trend, perché riguarda tutti. Soprattutto riguarda le aziende che non abbracciano questi cambiamenti, cioè il cambiamento che va nella direzione dell'empowerment dei teams, appunto della spacchettamento dei grandi sistemi burocratici in piccoli sistemi indipendenti che, diciamo, collaborano fra loro. Soprattutto le aziende, dicevo, che lo fanno, diciamo, resistono a questo cambiamento da un punto di vista puramente ideologico e da un punto di vista puramente di difesa della burocrazia, perché questo significa difendere debito tecnico, debito organizzativo, che abbiamo visto molto bene negli ultimi anni, tende a con l'aumentare della complessità dei mercati e della società, tende a esplodere molto facilmente. Quindi aziende che resistono al cambiamento, resistono, 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 per inerzia poi perdono mercato, per esempio nei confronti di competitor che vanno direttamente dal cliente e le mettono in difficoltà. Quindi il mio appello, diciamo, alle grandi aziende oggi è, da una parte, di non come dire, rifiutare questa prospettiva, di abbracciarla in maniera convinta, per esempio adottando modelli organizzativi e modelli di business quali quelli che proponiamo, e dall'altra parte di anche rendersi un po' più responsabili, diciamo, soprattutto di cambiare il modo in cui creano valore in questi settori fondamentali dell'economia, almeno per quelle che ne sono coinvolte, perché il cambiamento invece da un punto di vista della necessità di reintegrare il business, i processi commerciali dentro agli ecosistemi, dentro ai territori, dentro ai paesaggi, dentro le comunità, è più ampio che mai, se pensiamo insomma, a quello che stiamo vivendo a livello sociale ed ecologico. Abbiamo parlato poco fa di platform design. So che in queste settimane avete lanciato un nuovo brand. Allora chiedo quali possono essere le nuove sfide dell'organizzazione a divenire platform ready e cosa si intende?
Sì, grazie. Beh, il brand, diciamo, è stato un'avventura lunga un anno. Noi, come ti ho detto, siamo partiti un po' così dal semplice lavoro nelle comunità, nell'open source, e poi abbiamo avuto esigenza, diciamo, di strutturarci. È diventato il Platform Design Toolkit che io ho creato nel 2013, è diventato Boundaryless, che è l'azienda che rappresento oggi, che oggi è più complessa, è fatta di tante altre cose, e quindi ha recentemente lanciato il suo nuovo brand, che sarò contento di ricevere i feedback degli astanti, diciamo, se volessero andarci a visitare su boundaryless.io. E per quanto riguarda le sfide, io, diciamo, le riassumo in maniera molto breve, in questo. Da una parte bisogna sviluppare questa ecosystem literacy, questa platform literacy, come la chiamo io, cioè la capacità di comprendere queste dinamiche, quindi patterns, modelli, frameworks, che ne so, modelli di come i prodotti funzionano, il marketplace, il software as a service, tutte queste cose qua bisogna comprendere, bisogna capire come si genera la crescita, come si risolvono i problemi nei marketplace, quali la liquidità, per esempio, il matching, tutti questi aspetti fanno parte proprio dell'ABC. Dei modelli di business moderni, diciamo, no? Attuali. Questo è il primo pezzo. Poi c'è un secondo pezzo che riguarda il guardare all'azienda da un punto di vista di portfolio, cioè cominciare a capire che oggi la crescita sul mercato non è più una crescita che si può ottenere con un prodotto e farlo crescere per sé, diciamo, in maniera esagerata, ma si deve crescere magari diciamo da un punto di vista geografico, un posto dopo l'altro, oppure da un punto di vista di prodotto, un prodotto dopo l'altro che si può connettere con gli altri. Quindi, diciamo, la visione appunto del portfolio, capire cosa l'azienda produce a livello infrastrutturale, cosa produce a livello di aggregazione tra domanda e offerta, cosa produce a livello di prodotto di nicchia, e, diciamo, guardare a tutto quello che l'azienda produce in maniera armonica. E infine, l'ultimo pezzo, immaginate se l'obiettivo è crescere in modo molto, diciamo, organico, in tanti pezzi, creando tante cose, hai bisogno di tanta leadership nell'azienda, hai bisogno di tanta autonomia, hai bisogno di tanti team che sappiano gestirsi i loro economics e andare sul mercato, validare e creare cose nuove. Quindi la struttura organizzativa imprenditoriale che noi anche proponiamo è il terzo ingrediente. Per riassumere, comprensione dei fenomeni, literacy, capacità di capire cosa sta succedendo, come si fa; due, il portfolio, la visione d'insieme; tre, la struttura organizzativa imprenditoriale, dove tutti diciamo, i dipendenti abbiano skin in the game, abbiano possibilità di accedere ai profitti che l'azienda genera, potenzialmente anche diciamo, all'equity, di potenziali spin-offs, e questo lo stiamo facendo anche con aziende italiane. Per esempio, uno dei clienti con cui stiamo lavorando è Intesa San Paolo, e quindi non è una cosa impossibile, non solo i cinesi, lo stiamo facendo tutti, cioè anche Boundaryless funziona così. Quindi, perché no, anche la vostra azienda potrebbe immaginarsi.